disturbare. Disturbare? Senti, gli amici che ci stanno. Che motivo è tu, ce l'hai per volere il divorzio? Ha voglia di nidere, dice, insufficienza di risate. Ecco su cosa si basa distanza di divorzio. E poi mare e monti, vuole andare al mare e monti, in montagna a sciare, giù a ridere come un idiota. Permetti che telefono in ufficio, devo avvertire dove sono reperibile. Sono venuto via non appena ben telefonato, lasciando una riunione a metà. Mi avrà preso per mano. Hai avuto notizie da lei? Ho avuto notizie dello studio legale Schumann e Weiss. Mi hanno fatto firmare delle carte. Nancy è in Messico. Che buffo. Eravamo andati in Messico in luna di miele, due settimane sane, sane a letto. Io me l'ho preso la dissenteria. Pronto, Giorgio? Hanno accettato le nostre condizioni. Dio, vabbè, sei bastorta, bastorta. Ma tutti qua ci sono cibi sul gelato. Cuoce di chi li cuoce? Io neanche li scongelo, li succhio, come fossero ghiaccioli. Senti, momentaneamente mi hanno pignolato il portatile, perciò prendi nota, ti dico dove puoi raggiungermi. Dunque, per un po' sarò qui a Renesi, al 79205. Poi per circa 15 minuti mi troverai a Murray al 74474. Sì, sì, poi sarò a Templeton al 48752. E quindi sarò a casa, vale a dire, all'IAE 85343. Hai preso nota, George? Bene, d'accordo, prego. C'è una cabina telefonica qui all'angolo. Vuoi che vada giù a rilevarmi il numero? Sai, ci passiamo davanti. Mi spiace, Anna. Vuol fare la vitaiola, lei. Tutto a un tratto la vita coniugale non le andava più bene. Non ha voluto fare. Io gli avevo dato una casa, con affetto e sicurezza, ma chi era lei? Che faceva la cameriera a Lungo Viglia quando l'ho conosciuta. Ci andavo tutte le sere e lasciavo mance da lavabo. $1.50 di mancia per consumazioni da 35 cents. Era impulsiva, Nancy, lo sappiamo. No, non mi ha piantato l'impulso, mi parlava da mesi. Io non riuscivo a credere che la fila avrebbe fatto sul serio. Sono un tale ingenuo io. Stiamo a letto insieme e lei consulta le pagine gialle per cercarsi un avvocato. Meno male che ti è successo adesso che sei giovane. Puoi rifarti una vita nuova. Ah, giovane, io ho 39 anni. L'apice della mia potenza sessuale l'ho raggiunto 32 anni fa. Prendi il lato positivo della cosa. Sei libero. Puoi andare dove ti pare. Conoscerai nuove donne. Eccitate. Flirterai, andrai a feste. Avrai storie con donne sposate. Fatti sesso con ragazze di ogni razza, religione e colore. Ah, guarda, ci si stanca di queste cose, sai? E poi a me non capitano mai. Io ero riuscito a far fessa una donna, a sposarla, e adesso l'ho piantato. Lo senti come si degrada? Ma di non ce ne saranno bizzeffe a sto mondo di donne disposte a trovarlo attraente. Sì, certo. Il mondo è pieno di donne disponibili. Come Nancy, no, nessuna. Era così carina. Io la guardavo dormire la notte, chino su di lei. Certe volte si svegliava, mi guardava immacolata. E poi cacciava un urlo. Lo amava davvero quest'uomo, mi viene da piangere. Cosa c'è da piangere? Uno investe un capitale, può pure rimetterci, no? Alan, mi è venuto un po' di mal di testa, hai un'aspirina? Lui è al collasso e tu ti senti male. E non ti arrabbiare, dai. Non mi arrabbio, è che oggi ho avuto una giornata pesantissima. Ma vuoi anche tu un'aspirina? No. Senti, le aspirine le ho finite, vuoi un darmo? Sì, va bene. Il mio analista me l'ha prescritto contro l'emicrania. Io anch'io soffrivo di emicranie, ma il mio analista mi ha guarito. Adesso mi vengono tremendi raffreddori. Io mi soffro ancora emicranie pazzesche, da tensione nervosa. Se io non credo che l'analisi possa aiutarmi. Io mi ci vorrebbe una lobotomia. Quando il mio analista va in vacanza io mi sento paralizzata. Voi due vi dovreste sposare e traslocare in un ospedale. Ci vuoi l'acqua del Tarno? Ma se non hai succo di mele? Io succo di mele e Tarno sono fantastici insieme. Hai mai provato un Librium con il succo di pomodoro? Ma personalmente no, ma un amico nevrotico mi ha detto che sono la fine del mondo. Posso avere una Coca-Cola senza niente dentro, grazie. È tutto lì comunque. Soffri molto per lei. Fa dolcezza in un certo senso. Soffriresti altrettanto tu per me? Certo che soffrirei, ma non darei fuori di matto. Tu sei compagno qui. Voi due potreste andare in crisi emotivamente per il bollettino meteorologico. Non avrebbe mai dovuto sposare Nancy qui. Mica lasciava trapelare nulla, io credevo andassero d'accordo. È perché tu sei sempre indaffarato e non ti accorgi di quello che ti succede intorno. Non trovavi strano tu che lui, sposato a tutto, non avesse nessuno da portare al veglione di Capodanno? Perché ti agiti tanto? Queste cose mi stravolgono, sto esperendo un'ondata di sicurezza. Stai qui. Espere, stai avendo una crisi di insicurezza. Adesso ti dico io cosa mi è successo se ti va di sapere. Ho acquistato 100 ettari di terreno in proprietà. Risulta che al 98% sono sabbie mobili. L'idea era di farci un campo da golf. E adesso? Al massimo ci si può fare un campo da golf con tre buche. E il sabbione più insidioso e grande del mondo. Ma perché mi doveva succedere questo?
appena 40 anni e già presentato istanza di fallimento 3 volte. Mia cara, adesso non ti arrabbiare. Lo sai, tu sei la cosa che conta più di tutte al mondo per me. Io mi raccomando a lui di star calmo. Se fossi nei suoi panni, io lo ucciderei pazzo. Sì, per ora dobbiamo tirarlo fuori da questi guai. Se almeno conoscessi una ragazza adatta a lui. E tu conosci tante modelle nell'ambiente dove lavori? Mica ce ne tante sfitte. Ci sarebbe quella che è. Fidanzata. E Dori? Convive con un prete. E Zorita, quella che era la festa di donna. Zorita per Adam, ma vuoi scherzare? E se lo mangia vivo quella, resterebbero solo gli occhiali. No, il problema non è facile affatto. Oh, sono contento, sapete che siete venuti quei due. Mi sento già un tantino meglio. Senti, Adam, io e Linda stasera andiamo a cena fuori. Mi chiamo un'altra ragazza, così si va tutti e quattro. No, non mi pare il caso. Ma così non esci mai fuori dal gruppo? Io da 2 anni non guardo un'altra donna, sono giù d'allenamento. Anche quando ero in allenamento non ero mica tanto allenato. Senti, tu hai investito i tuoi sentimenti in titolo azionario nel passo. Succede, forse. Il titolo è sceso finché è uscito fuori dall'istituto. Che si fa in questi casi? Si reinveste magari su azioni più sarde, su un titolo azionario che possa garantire prospettive di crescita a medio e lungo termine. Senti, fissa in un appuntamento con un agente di borsa. Dai, Alan, tirati su! Per tirarmi su ci vuole altro che una bella ragazza, deve essere brava, da matti! Linda, chi li possiamo procurare? Cioè, non avete in mente nessuno? No, in mente ne abbiamo diversi. E qual è il tipo che ti piace? Le nevrotiche gli piacciono. Mi piacciono biondi, piccoline, con il seno croccato. E che se ne parla, ma senz'altro che lo è, io sono un tipo simpatico, un intellettuale, un corpo statuario. Sì, Dick capirà, sì, Dick come me è un uomo di mondo. E siamo persone di mondo, voglio dire, nel corso dei nostri incontri di montagna una fiamma romantica si è accesa, è la cosa più naturale di questo mondo, e in un ambiente chic e sofisticato. Mi hai fatto chiamare? Sì. Bene. Buon drink? Volentieri. Scotch? D'accordo. Liscio? Prego. Un ghiaccio? Due cubetti. Linda, io ci amiamo. Non importa, sono stato dal medico e mi ha dato 2 mesi di vita. Bene, allora non ti importa. Trotto e tendore. Alla salute. Alla tua. Oh mio Dio, Dick capirati, è il mio migliore amico, ne abbiamo passate cotte di crude, anche peggio di questa. Beh, certo questa è singolare, questa gli lascia il segno, lo so. Grazie a te, come avete detto, tu, il mio migliore amico con mia moglie, io mi fidavo di tutti e due. Mi avete fatto fare una figura del peso! Io la amavo e volevo bene anche a te! Ma come non ho fatto accorgermi? Io che pure ebbi la premonizione di acquistare le Polaroid quando stavo da 8,50! Operazione! Dio, è terribile, oddio, compirà qualche atto inconsulto, si ucciderà! Uccidersi? Ma non pensi che potrebbe uccidere te invece? Quando a qualcuno gli rubi la moglie, è come se tu andassi ad umiliarlo. E dica da quello che so, è anche di origini italiane, sì? A conoscerlo bene, mi pare anche un tipo veramente collerico. Bastardo! Pazzuto con noi! Tu mi hai tradotto a me! Una bella! Tu mi metti un po' culo! Come le bottane! Vaduso a Santa Rosalia Vecchia! Solo questo vado a soddisfare il mio nome! No! E la macchia, madò! Oddio, che male! Oddio, è terribile! La vita insieme sarebbe meravigliosa perché lei mi ama, io l'amo! Ma perché lei se ci metti quel bellissimo barretto sulla pinchella potrei dire quanto ami, ecco il mio amore, tesoro, passi il mio profumato. Sono dovuto tornare a casa. Alla, devo parlarti. Alla, credo che Linda abbia un amante. L'ho cercata a casa per parlare, ma lei non c'era. Ultimamente è così strano.
strana, distante, distratta, tante piccole cose che solo un marito può notare. Tu l'hai vista molto negli ultimi tempi, ti sembra cambiata. L'altra notte, insomma, ha parlato di una storia con qualcuno. Ha fatto nomi? Solo il tuo. Ma quando la svegliai, falli delle domande e mi disse che era stato solo mio. Cerco di capire chi può essere lui, ma non ci riesco. Forse qualcuno che non conosco, forse qualcuno che ho incontrato sul lavoro, sì, chissà, forse un attore, un fotografo, un agente, un direttore d'azienda, sì. Ma perché ti sei tanto sconvolto? Io credevo che per te lei fosse soltanto un'immagine ideale di un'azienda. Ma io l'amo da impazzire, se mi pianto mi ammazzo. Da quando in qua sei tanto sentimentale, Nick? Non ho mai amato nessuna prima. Se lo scopro, che cazzo! Tu c'hai il tuo parola! Fai bene, Nick. Io non capisco niente. E lei si è messa con uno stallone qualsiasi. Ma se non l'ho ancora perduta per via di qualcun altro, intendo recuperare ogni cosa con lei. Intendo raccontarle tutto. Rendere la vita più eccitante e divertente accanto a me, perché senza di lei la vita non ha senso. Ho passato tutta la notte sveglio in una stanza d'albergo in Cleveland. L'ho perduta, ben mista. Ma sopravviverò lo stesso, mi dicevo. Poi mi è entrato in panico. L'ho chiamata, ma non c'era. Eppure ieri, quando ho chiamato qui da te, ha detto che sarebbe andata a casa. Alla dove ho passato la notte? Trovare il tuo plomb leggendario, sei un uomo di affari, poi... Devo trovarlo! Devo chiedere perdono prima che sia troppo tardi! Devo fermarlo! Voglio portare con me a Cleveland. Voglio procurarla. Voglio renderla felice, voglio vederla divertirsi, Anna, scusa, ti dico a te queste cose, non tu sei l'unico amico che può capire. Capisco davvero. Con